Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Noi siamo fortunati perché spesso la abbiamo con noi. Lei però ci ha accompagnato in questi giorni perché potesse camminare nelle vie della nostra città e imparare anche il nostro modo di credere. Vogliamo farle vedere ancora una volta e ricambiare questa nostra parrocchia, gli entusiasmi, le freddezze, le accelerazioni e le frenate. Mi piace ricordarle che prima di lei 95 vescovi si sono succeduti sulla sede di San Giovenale. 5 di questi hanno il titolo di santi, uno di loro, Papa. La Chiesa di Narnia ha dato alla Chiesa Universale tanti prelati, vescovi, cardinali, che l'hanno resa nota nelle più importanti sedi della vita culturale italiana e non solo. Più di 1700 anni di storia di fede sgorgano da questi splendidi monumenti di arte cristiana che ha visitato ieri. L'attuale contesto rende particolarmente impegnativa questa testimonianza. È difficile essere cristiani e convertirsi personalmente come comunità nella società di oggi. E ciò non raramente raffredda la nostra volontà, complica l'agire dello Spirito Santo, rallenta i processi all'interno della Chiesa e ci fa apparire qualche volta tiepidi, eccessivamente prudenti, alle volte socialmente ininfluenti. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si pieta finché non sia arrivata. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli del suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare, uno era fariseo, l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decine di quanto possiedo. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Cari fratelli e sorelle, cari ragazzi, è una giornata lunga questa. È un momento bello di festa della nostra comunità qui nella concattedrale di Napoli. Una celebrazione che non è usuale, abituale, conclusione della visita pastorale che abbiamo celebrato in questa parrocchia, in questo territorio, e che si ripete ogni 5-6 anni e forse anche
a distanza di maggior tempo. Ebbene, abbiamo ascoltato il Vangelo, abbiamo ascoltato anche quanto Don Sergio ci ha ricordato all'inizio della messa, una riflessione, potremmo dire, sapienziale sulla vita di questa comunità, sulle gioie e sui dolori che la Chiesa, questa Chiesa particolare, questa parrocchia, vive e condivide. Ecco, io voglio ringraziare il Signore, voglio ringraziare per le cose belle che ho potuto vedere, per le cose straordinarie che in questo luogo il Signore sta operando. Speriamo di rimanere impressi più che nella mente e nel cuore, ma magari con le bellezze anche di Dio. Grazie.